entusiasmante viaggio musicale, un mosaico di suoni da quelle americane passando per la musica tradizionale del suo paese, Genova. Beppe Gambetta, compositore e chitarrista, viaggiatore per antonomasia, ha incantato il pubblico del Sibaris di Castrovillari nella serata organizzata dal laboratorio musicale Lizard in collaborazione con Arca Communication, Pagliaminuta Strumenti Musicali e con il patrocinio della locale amministrazione comunale. Sul palco un percorso affascinante lungo gli itinerari musicali, i viaggi, le passioni che hanno scandito la sua carriera. I wish I was in London or some more seaport town, one foot on a steamboat that sailed this ocean round. Una vita quella di Gambetta on the road per 250 giorni l'anno mediamente, suonando in continenti diversi, in Europa e in tutti i 50 stati degli USA. Ha studiato e ha ricercato la musica tradizionale di entrambe le sponde dell'oceano, approfondendo il repertorio legato alle immigrazioni europee dei primi anni del secolo scorso. I've been having some hard traveling way down the road. A 17 anni era uno dei tanti giovani che seguivano il normale percorso a cavallo tra i Beatles e Led Zeppelin e ha ascoltato quasi per caso un disco di Doc Watson, il grande maestro padre del flat picking tradizionale americano. Questo suono acustico lo ha colpito profondamente e ha iniziato a trascrivere e studiarne il repertorio. La sua vita, dice Gambetta, è cambiata dopo i primi viaggi in America, ma anche negli USA all'inizio è stato molto difficile. Per muovere i primi passi ho dovuto creare un progetto musicale unico che facesse parlare di me e da quel giorno ovunque il suo vagare lo porti è sempre un momento entusiasmante. La serata presentata da Carlo Catucci ha visto sul palco, oltre a Gambetta nella seconda parte, un gruppo di musicisti di casa nostra. Salvatore Chiodi, da anni maestro del laboratorio Lizard di Castrovillari, organizzatore dell'evento, un vero talento della chitarra acustica e non solo, insieme a Mario e Luigi Chiodi e alla splendida voce di Lucrezia Muti. La tournée calabrese di Gambetta è continuata poi a Cosenza e a Catanzaro.